che ci prendono in giro, per non usare parole peggiori, parlando e paventando riprese o cose di questo genere, è dal 2011. No, siamo arrivati al 2017 e la ripresa non c'è, è sempre più difficile. È stato fatto un appello a che la sensibilità di alcuni parrocchiani porti a risolvere la presenza di qualche volontario per la notte. Credo che siamo, insomma, a un livello, direi, in Italia, se ci sono 10 premi, probabilmente ci siamo anche noi. Strutture fatiscenti e abbandonate, microcriminalità. Siamo al mercato di Piazza Cavour, nel cuore commerciale di Viareggio, e la nostra presenza diventa l'occasione per gli operatori del settore di raccontare i tanti disagi quotidiani all'interno di questa struttura che ospita banchi della frutta, pescherie, salumerie e tanto altro, ma anche tanto materiale tutto uguale. Per 4/5 del secolo scorso il mercato di Piazza Cavour a Viareggio è stato un luogo di eccellenza, di incontri, di turismo e soprattutto eccellenza anche dal punto di vista merceologico. Che cosa è successo per arrivare a questo degrado? Vabbè, innanzitutto è il mondo che va avanti, quindi sono cambiate le leggi, le regole, la competizione con tutti gli altri settori commerciali che si sono andati sviluppando negli anni. Qui al mercato comunque quello che si paga più di tutti è l'inerzia, diciamo, anche delle scelte dell'amministrazione comunale. Sono troppi anni, io che faccio sindacato è dal 98-99, poi ho fatto consigliere comunale, capogruppo, maggioranza e opposizione, sono troppi anni che qui sul mercato si fanno promesse in campagna elettorale e poi si lascia stare tutto all'abbandono. E mi spiego meglio, cioè in città si deve fare un impianto sulla illuminazione pubblica, l'andiamo a fare da un'altra parte e non si fa il mercato. In città negli ultimi 7-8 anni si sono fatti svariati milioni di euro di lavori pubblici sugli asfalti, sui manti stradali e al mercato non si è fatto nulla e ci sono delle buche, voragini, gente che continua a cascare. C'è circa metà della pescheria, metà del loggiato principale e altri fondi sfitti, alcuni addirittura dal 2008, che contribuiscono a alimentare il degrado, perché davanti a questi fondi sfitti ci si mettono barboni, gente, persone a dormire, nulla facenti. L'illuminazione è fatiscente perché non ci sono meno negozi e chiaramente tutto questo contribuisce all'abbandono. Non è mai stato fatto un progetto complessivo se non del fumo come era il Pius, perché si sapeva che tanto non avrebbero fatto nulla. E, si era promesso che avremmo fatto il nuovo bando di gara per l'assegnazione di questi fondi sfitti per la fine di maggio. Siamo a novembre, fra un po' siamo a dicembre e questo bando di gara, nonostante che siano stati mandati già la bozza del bando di gara alle associazioni dei commercianti, nonostante che le associazioni dei commercianti abbiano già risposto con le loro osservazioni già da molto, ad oggi il bando di gara non si fa, con il risultato che si continua a penalizzare questa area, perché ci sono anche persone che sono disponibili a venire a investire al mercato. E quindi ci vorrebbe di passare dalle parole ai fatti. Ci vorrebbe un progetto e poi un progetto per step, si fa il punto A, il punto B, il punto C, il punto D e si va avanti fino in fondo. Anche l'appeal merceologico è stato trascurato moltissimo, perché una volta si veniva qua giù perché c'era delle eccellenze, oggi troppo spesso troviamo banchi con cineserie e ginserie di scarso interesse e che non richiamano certamente il pubblico. Allora, se si cerca bene ci sono ancora delle specializzazioni merceologiche e delle attività che offrono sia dal punto di vista alimentare che non prodotti di qualità, con prezzi contenuti e diciamo con un'esposizione anche abbastanza piacevole. Chiaramente diciamo l'aggiornamento legislativo ha fatto sì che la divisione per le merci sia solo di alimentare e non alimentare. Questo chiaramente è stato fatto per favorire la grande distribuzione, che così perlomeno nei grandi numeri delle loro superfici può inserire qualunque tipo di cosa, e chiaramente con uno che ha, se viene considerata media distribuzione al di sotto di 1500 metri quadri, uno che ha 1300 metri quadri chiaramente ha una superficie notevole da riempire, e con questa suddivisione qui è notevolmente avvantaggiato rispetto al piccolo esercizio commerciale. E si tratta di fare delle scelte. Se vogliamo dei centri città desertificati,
dove la gente ha paura poi di andare a giro perché non c'è una vetrina accesa, non c'è un'insegna accesa, non ci sono commercianti, non offre più servizi, o seppure vogliamo avere dei centri commerciali nei centri delle città vivibili, e quindi bisogna trovare la maniera di far sopravvivere queste piccole attività che oltretutto svolgono anche una funzione dal punto di vista della percezione della sicurezza importante nella nostra città. Ecco, sì, stante questa situazione, per quanto tempo ancora voi potrete resistere? Ma guarda, è un terno all'otto, perché che ci prendono in giro, per non usare parole peggiori, parlando e paventando riprese o cose di questo genere, è dal 2011, no, siamo arrivati al 2017 e la ripresa non c'è, è sempre più difficile. Chi resiste, resiste perché ha avuto aiuti dalle famiglie, mutui ipotecari, prestiti con le banche, eccetera, eccetera. Fermo restando che alzare un fido è un'impresa a tutt'oggi, perché per alzare il fido di 2 o 3 mila euro devi portare garanzie contro garanzie, e quindi è molto difficile riuscire a sopravvivere. La sera, al calar del sole, che cosa succede in questo mercato? Niente, solo che la gente non vengono come vengono la mattina, c'è un silenzio che davvero ti spaventa dopo alle 7, 7:30, qua non c'è nessuno più, non lo so. Qui vengono anche a dormire in mezzo ai banchi? Certo, vengono pure a dormire, la gente pure litigano. La gente si spaventa pure da questa situazione che non va bene, pure per noi e pure per i clienti quando vengono, ma perché loro quando vengono vogliono essere in pace, quando compro qualcosa vogliono essere tranquilli, no? E non devi sentire le urle e le litiga con altri. Non lo so perché sono sfitti, cioè non c'è un... il comune no, è... Cioè è commissariato, non ci sono le... Dipende da questo comune o dipende dalla politica in generale che non si occupa del mercato? Io penso dipenda anche un po' dalla politica, non lo so, dal comune, dalla politica, un po' da tutto penso. Cioè so che qui al mercato siamo molto in degrado ora. Da ieri sera lei è il nuovo presidente del centro naturale del centro della città, commerciale del centro della città. A questo punto avanzerà anche delle proposte all'amministrazione comunale per ridare linfa vitale a questo mercato? Senz'altro, sono sempre le solite proposte che avanziamo già da diversi anni. La priorità in assoluto è il bando per riassegnare i fondi sfitti, e ce n'è diversi, e bisogna assolutamente ripartire di lì con la merce, con la merceologia, e poi di pari passo il decoro, quindi anche la risistemazione del mercato stesso, la sistemazione dell'asfalto, le buche da risistemare, gli stessi bagni pubblici indecenti che vanno risistemati, lo diciamo da tanto tempo. Sono diverse cose che, fatte una dietro l'altra, ridaranno, io credo assolutamente, un connotato più che sufficiente per il mercato, perlomeno all'inizio. Ecco, ma i fondi sfitti dipende dalla domanda che non c'è o dai ritardi dell'amministrazione? Dunque, tanto per cominciare, c'è un netto ritardo. Chiaramente io mi risulta che l'amministrazione che c'era prima era già arrivata a buon punto con i bandi, mi risulta. Col commissario mi sembra che c'è stato un certo rallentamento. Io ora non so se è colpa del commissario o colpa della burocrazia, che abbiamo sempre questa burocrazia. Fatto sta che mi risulta che i bandi sono pronti. Può anche essere che forse inizieranno nel 2017, questa è una mia ipotesi. I bandi vanno fatti, questa è la situazione comunque, la colpa è o dell'amministrazione o del commissariato. Non è che non ci sia la gente, ci vogliono i bandi, poi vediamo. Banchi e fondi chiusi oggi quanti sono? Quanti sono? Cioè, fondi chiusi qui sotto le logge, più banchi, quanti sono complessivamente? Dunque, per quanto riguarda i banchi, ci sono anche lì c'è una lista ancora in divenire di chioschi che andranno levati, perché sono ormai sono arrivati a fine vita. E quindi già al momento si è interrotto questo, diciamo, questo togliere questi banchi, quindi c'è ancora qualcosa da levare. E come fondi sfitti qua ce ne sono diversi, perché sia nello giardino centrale, ma possiamo anche metterci i fondi della pescheria, perché anche lì ce ne sono 1, 2, 3, 4, sono 4, 5 fondi della pescheria, sono diversi fondi, ora non voglio dire un numero preciso perché non vorrei sbagliarmi, ma sono diversi fondi. Più questi chioschi che vanno levati, c'è ancora tanto lavoro da fare.
Ecco, la precedente amministrazione lanciò una proposta, quella di puntare molto sul food, specializzandosi, e poi anche l'utilizzo di questa terrazza sopra la struttura Liberty, che potrebbe essere davvero importantissimo per il futuro del mercato. Ma infatti anche il bando stesso, che speriamo che poi venga effettuato, dovrebbe rispondere a questa domanda del food. Mi risulta, si vocifera, che anche sotto il loggiato qui principale ci sarà, sperando sempre con questi bandi, delle attività nuove che faranno food. Ora chiaramente non è che non credo che sarà un food al 100%, perché deve comunque rimanere un'entità, un mercato misto, con magari una priorità del food, ma anche con altri tipi di merceologia. Io tengo anche a precisare che anche lo stesso marchio di qualità che noi avevamo in mente, o qualcosa di simile, è una cosa che ci potrebbe aiutare anche per i chioschi stessi. Marchio di qualità, nel senso che insomma si va a privilegiare un certo tipo di merce sui chioschi, prettamente italiana, o perlomeno un 60-70% di Made in Italy. Sarebbe già una buona cosa anche questa. Come si va avanti oggi in questa situazione tra il degrado e la crisi economica? Ma si cerca di galleggiare, noi resistiamo, mi sembra che ora un po' di scrematura ce n'è stata. Certo è dura, devo dire che la crisi economica morde in una maniera incredibile già da diversi anni, e non riguarda solo Viareggio, perché credo che basta girare anche le zone limitrofe per non parlare dell'Italia intera. Se da tutte le parti abbassano le saracinesche dei negozi e i mercati in tutte le piazze soffrono, un motivo ci sarà, e la crisi economica c'è, è inutile negarlo, è una crisi profonda. Resistiamo, cerchiamo di fare, noi come CCN cerchiamo di fare degli eventi per richiamare assolutamente le famiglie, per richiamare gente. Noi siamo stretti tra la crisi economica, siamo stretti tra la grande distribuzione, che ce lo scordiamo, perché negli ultimi 20 anni sono successe diverse cose. Lei ha fatto una considerazione sullo stato del mercato di Piazza Cavour che è straordinaria, me la ripete? Se chiamavi un architetto per sciuparlo, più di così non poteva. Qual è la situazione oggi di questa struttura? Basta girarsi intorno, lo vedi. Basta che tu guardi intorno, lo vedi. Che è un deserto, non c'è più nessuno. Banchi bruciati, gente che non ce n'è. Guarda che è un sistema che non c'è punta di presa al mercato. Anzi, si va sempre nel peggio. E voi come fate ad andare avanti? Sì, con l'undie. Piano piano. Visto, ma sugli specchi se l'ampicamo. Purtroppo è diventato così. Agevolazioni qui non ce n'è. Vedi mai nessuno, qualcuno, passa la mattina, puliscono, poi tutto così. Oggi è giovedì, giorno di mercato, ti giri, guarda laggiù, guarda che c'è nessuno. Quindi vuol dire che il mercato non attrae più? Sta perdendo continuamente. Le ragioni di questa perdita da che dipendono, secondo lei? Ha perso il giro il mercato, ha perso tutto, perché non c'è più quell'accoglienza che c'era prima, poi c'erano i banchi di là, sono chiusi. Tanti banchi non sono più, e purtroppo non è una cosa bella per un mercato che deve essere florente. Come una volta c'era 20 banchi di frutta e verdura, ma non esistono più, te le ricordi te quando era? Allora, oggi si agguantano quei 4-5 che hanno clienti da una vita e insomma galleggiano, come dice Renzi, galleggiano, e gli altri che fanno? O chiudono o vanno via. Purtroppo, come fanno? Ognuno ha la famiglia da mantenere, le spese aumentano sempre di più, e invece la gente cala. Voi siete presenti sul mercato di Piazza Cavour dal lontano 1946, 70 anni belli precisi, ma mai come in questo momento questa realtà si trova nelle condizioni in cui è. Perché? Perché il mondo va così, è un troiaio. E che ci vuoi fare? Non lo so mica io. Qui il Del Ghingara aveva cominciato a fare delle belle cose, ma l'hanno se lo sono fatti fuori. Speriamo ritorni Del Ghingara, che aveva cominciato a sistemare il mercato. Come ha sistemato la passeggiata, aveva iniziato a sistemare il mercato, ma con la faccenda delle schede l'hanno trombato e se lo sono fregato. Ma ha un futuro questa zona ancora, secondo il tuo punto di vista? Dovrebbe avere un futuro se si prende dei rimedi giusti, se leviamo di torno tanta gente, si ricomincia a fare dei banchi come vanno fatti, si fa una bella ristrutturazione e tutto ha un futuro, basta volerlo, se non lo vuoi, se lo vuoi lo fai, se non lo vuoi non lo fai.
la storia dell'industria della carità, ovvero quasi due secoli al servizio delle persone meno fortunate e più bisognose di sostegno. Questo è la Misericordia di Viareggio, nata come Compagnia del Santissimo Sacramento e della Carità Cristiana il 18 aprile del 1826 per volontà di 14 fondatori. In questa importante istituzione assistenziale e caritatevole, che vanta 190 anni di attività ininterrotta, si sono cimentati tutti i passaggi più significativi delle vicende della comunità locale, dalla sua fondazione ai giorni nostri. Tra le attività della confraternita, che si è sempre rivolta con attenzione ai poveri e ai bisognosi, spesso sostenuti dalla solidarietà della città, che mai si è tirata indietro nei momenti più difficili, degno di nota è l'asilo notturno, che fino alla scorsa estate, mancando in città strutture socioassistenziali per uomini e donne meno fortunati, ha offerto un dignitoso riparo, specialmente nelle fredde notti invernali. L'asilo notturno, vanto dell'associazione di Via Cavallotti, venne inaugurato il 26 settembre del 1926 alla presenza del sovrano Vittorio Emanuele III. Il ricovero notturno nasce nei locali della sede storica di Via Cavallotti e nel 2006 venne trasferito in altri ambienti più ampi e attrezzati nel palazzo di fronte alla confraternita. Oggi il dormitorio notturno della Misericordia è chiuso per mancanza di volontari che durante la notte possano controllare gli ospiti e garantire un minimo di sicurezza. La crisi economica che ha investito il mondo occidentale ha creato povertà estrema che sta aumentando e proprio per questo la presidenza della più antica associazione di volontariato della città è preoccupata per non poter dare delle risposte ospitando i senza tetto. Presidente, come funzionava il servizio del ricovero notturno della Misericordia? Il servizio, che è stato sospeso in estate, ha sempre funzionato in questo modo. Intorno alle 19:20 c'era l'accoglienza da parte, lo voglio rammentare perché bisogna rendere merito al merito, da parte dell'attuale consigliere Emilio Zappelli veniva fatta l'accoglienza. Il nostro consigliere lo faceva 365 giorni l'anno. Gli ospiti venivano accolti e stazionavano nel dormitorio fino alla mattina, quindi in pratica dalle 7 venivano accolti, andavano alle 8 nelle loro stanze e rimanevano fino al mattino successivo intorno alle 8. Quanti erano? Il dormitorio è stato ristrutturato alcuni anni fa e prevede la presenza di 20 posti divisi in 10 per gli uomini e 10 per le donne. Il dormitorio maschile e il dormitorio femminile hanno dei bagni riservati uno per ciascuno. Certo, ecco, il problema ora è trovare del personale che è volontario che possa ripristinare il servizio che veniva organizzato prima. Sì, si è sempre verificato che in estate, venendo decisamente meno la necessità di essere accolti, si verificava da parte di questi senza tetto una minore richiesta, fino addirittura a essere uno o nessuno in certi momenti. Quindi noi abbiamo sempre approfittato del periodo estivo per fare una chiusura, ritenteggiare le pareti, rifare le pulizie necessarie in seguito a un anno di permanenza degli ospiti. Si è verificato il fatto che dopo l'estate una serie di condizioni contingenti hanno fatto sì che i due volontari che espletavano il loro servizio di vigilanza la notte non possono essere più presenti in sede. Quindi noi abbiamo cercato di trovare qualcun altro che le sostituisse, ma torno a ripetere, l'impegno di essere presenti tutti i giorni per tutto l'anno ha fatto sì che molti si scoraggiassero alla sola idea. C'era un servizio a pagamento per questa ospitalità? No, il servizio è totalmente gratuito. Gratuito non solo per gli ospiti, ma gratuito nel senso che non esiste nessuna convenzione
con il comune o con altre agenzie, per cui la Misericordia si fa carico di tutto, della pulizia, manutenzione, riscaldamento, docce e quello che serve per l'igiene personale. E quindi a questo punto che cosa si prospetta per questa struttura? Ecco, una volta verificato che non si trova nessun volontario che possa stare nella maniera in cui stavano fino ad ora, è stata nostra premura interpellare il correttore Don Franco Raffaelli, il quale ci ha suggerito una cosa decisamente significativa, che è quella di rivolgersi alla zona pastorale per avere un aiuto. Quindi è stata mia premura contattare Don Luigi Pellegrini, il vicario di zona, il quale, devo dire, con entusiasmo ha accolto l'invito. So che vi sono state già delle riunioni da parte della Caritas. Don Luigi Pellegrini ha inviato il responsabile di zona della Caritas, il professor Antonio Dettori. Dettori ha visto i locali, ha riunito la Caritas, quindi ora è stato fatto un appello sia in chiesa, sia con i giornalini che vengono distribuiti settimanalmente nelle varie parrocchie. È stato fatto un appello a che la sensibilità di alcuni parrocchiani porti a risolvere la presenza di qualche volontario per la notte. Presidente, questo servizio ha sempre avuto successo, tra virgolette, perché parliamo di gente povera, di gente che non aveva un tetto dove dormire. Ha sempre riempito tutte le sue stanze? Sì, non solo ha sempre riempito le sue stanze, ma noi abbiamo dovuto per forza di cose regolamentare l'accesso. Il rischio sarebbe stato, se non avessimo regolamentato l'accesso, che diventasse una specie di albergo per la stagione e quindi sarebbe venuto meno la finalità di accogliere dei senza tetto temporaneamente presenti. Noi non ci andiamo a sostituire alle istituzioni, andiamo a integrare le istituzioni, quindi noi non dobbiamo pensare di accogliere famiglie che non hanno il domicilio, questo è deputato ben altre agenzie. Noi accogliamo temporaneamente, secondo il regolamento, 5 giorni in un mese questi, mi sia concesso il termine, questi poveri disgraziati che sono al freddo. Naturalmente il regolamento va inteso in maniera elastica, perché laddove il clima sia particolarmente rigido per le temperature o ci sia una pioggia prolungata, i 5 giorni diventano 6, 7, 10, quello che è secondo necessità. La chiusura dell'unico ricovero notturno della Versilia per mancanza di volontari ha prodotto subito uno spiacevole effetto. Ogni notte nascono dormitori improvvisati e bivacchi in tutte le zone di Viareggio, da Piazza del Mercato alla stazione, nei pressi del Palazzo dello Sport e nella Pineta. Il luogo più frequentato dai senza tetto sembra essere il loggiato Liberty del mercato di Piazza Cavour, tanto che nei giorni scorsi i commercianti sono stati costretti a chiamare la forza pubblica per riportare un poco d'ordine. L'appello, lanciato domenica nelle parrocchie viareggine durante la Santa Messa per cercare di reperire volontari e persone che possano trascorrere la notte nel dormitorio, si spera abbia immediato riscontro. Altrimenti la città di Viareggio rischia davvero di perdere questo importante servizio, vera e propria istituzione nell'ambito dei meno fortunati. Il premio Viareggio Sport Gherardo Giuè ha spento 32 candeline lunedì sera 14 novembre nei magnifici saloni dell'Hotel Principe di Piemonte durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti a celebrità del mondo sportivo e del giornalismo tricolore. Un parterre di grandi personaggi che hanno lasciato una traccia importante nel panorama sportivo. Merito dei dirigenti del premio Viareggio Sport che hanno fatto di questa bella iniziativa un appuntamento imperdibile dell'autunno cittadino. Andrea Begiotti, la curiosità di tanti viareggini è come è nato questo premio.
Ma il premio è nato tanti anni fa dal desiderio di ricordare alcuni dirigenti del Viareggio dell'epoca in cui io bambino giocavo nella Juniores, ed erano dirigenti affezionati alla squadra che si erano fatti volere molto bene, quindi Gioè, quindi Bonuccelli e quindi Venasco Brimi. Da quel momento è stato sempre un ricordo che è stato fatto piacevolmente. Dopo gli anni 2000, grazie ai contatti che abbiamo avuto con Sky e anche con voi, con tutti i media locali, il premio è un po' cresciuto. In questo momento credo che siamo, insomma, a un livello, direi, in Italia, se ci sono 10 premi probabilmente ci siamo anche noi, ecco, possiamo dirlo con orgoglio perché è fatto proprio in casa tranquillamente e senza avere nessuna mira di fare altre cose. Ci dicono tutti e ci riconoscono la semplicità della cosa e anche l'efficienza. Mi diceva la giornalista di Sky che il dottor Corcione, che abbiamo premiato 4 anni fa, quando è venuta via stasera Anna Villò, gli ha detto: vai a vedere una cosa bella, ti divertirai, Anna. E questo è un orgoglio per noi. Una bella pagina di sport, quella andata in scena lunedì sera al Principe di Piemonte, condotta da Alessandro Bonan, giornalista di Sky. Un premio che ti vede sempre vicino, un premio che cresce di anno in anno, quindi meno male che dura. Sì, no, cresce, mi sembra sia la 32esima edizione, sono molto bravi gli organizzatori perché riescono sempre a portare grandi personaggi, sono degli amici, quindi questa è proprio una cosa che faccio sulla base dell'amicizia e sono contento di farla. Anche in questa occasione il calcio ha avuto un ruolo importante con la presenza dell'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, e Elisabeth Spina, che è stata la più brava al corso di allenatori a Coverciano. Elisabeth Spina, questo è davvero il tuo anno e te lo meriti davvero, anche Viareggio Sport, il premio che a tante edizioni si è ricordato di te. No, mi fa piacere quando il riconoscimento arriva anche dalla propria città, e è sempre comunque un piacere essere qua, è un premio importante, riconosciuto, per cui è un onore. Ci sono nomi importanti del calcio, ma non solo, di tante discipline, quindi sei entrata proprio a tutto regime nel Gotha che conta. No, va bene, sicuramente ci sono nomi molto più importanti del mio, però mi fa piacere stasera essere qua e poter condividere, insomma, questo momento con dei grandi professionisti. Mister Di Francesco, intanto benvenuto qua nella nostra città, un premio importante che è andato a tanti altri personaggi importanti, quindi siamo contenti che gli organizzatori si siano ricordati di lei, perché se lo merita. No, mi fa piacere, devo dire che devo ringraziare sia la mia società che anche i miei ragazzi per quello che è stato il percorso dell'anno passato, in cui abbiamo fatto veramente qualcosa di straordinario. Lei ha allenato 2 giocatori che sono passati da Viareggio, Zazza e Pavoletti, quindi noi siamo molto attaccati al Sassuolo perché grazie anche a questi 2 giocatori, insomma, noi le seguiamo sempre con affetto. Ma 2 ragazzi prima di tutto splendidi, poi con Leonardo e con Pavoletti abbiamo vinto il campionato di B, poi Na magari ha avuto meno chance ma è stato bravissimo a ritagliarsela magari in un'altra squadra, però è un giocatore che ha avuto sempre grande determinazione, come Zazza che magari ha avuto già maggiori qualità tecniche rispetto a lui, in questo momento è anche il calciatore della nazionale come l'è diventato Pavoletti. Poi c'è un altro viareggino, Pierini, sembra che sia quasi un legame con Viareggio questo Sassuolo, perché è figlio dell'ex allenatore proprio della squadra di casa dell'anno scorso. Un ragazzo molto interessante, prima o poi lo vedrete giocare anche lui ai massimi livelli. Antonella Parmisano è uno dei nomi importanti dell'Atletica, arrivi da Rio de Janeiro senza Nicola questa volta però. Sì, senza lui mi è dispiaciuto comunque perché è il capitano della squadra, quindi mi è dispiaciuto che non c'è stato sia lui che anche l'altra ragazza, però comunque è andata bene così l'esperienza, vi parlo personalmente, è un quarto posto che sono contenta, che mi lascia col sorriso, ecco. Bene, Nicola Vizzori, cosa stai facendo di bello? Ma adesso mi sto allenando perché comunque non riesco a smettere, perciò ho parlato con la mia squadra, con le Fiamme Gialle, abbiamo deciso di provare a fare ancora un anno, perciò ho ricominciato da 5 settimane la preparazione, vediamo un po' se il fisico regge, fare il 2017 una buona annata. Bocca al lupo Klaus Kosovic con la tua attività importante al campo di atletica di Pietrasanta, che ci abbiamo nel cantiere a breve?
Beh, ora alleno i giovanissimi, per cui insomma dobbiamo ancora crescerli. E speriamo insomma di trovare un futuro talento per quanto riguarda i lanci. Noi lavoriamo e poi vabbè, io poi a parte lavorare a Pietrasanta collaboro anche con la federazione, per cui sono responsabile del settore giovanile per quanto riguarda il giavellotto. Dai, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie. Eugenio Fascetti, un affezionato di questo premio sport. Il premio, meno male, mister, ce la fa resistere, perché in questa città resiste poche cose. Questa è l'ultima, penso. Speriamo bene. No, siamo, insomma, il gruppo è solido, compatto, e io mi auguro che vada ancora avanti. Questo calcio ti piace come ora? Ma io mi diverto poco. Non so se è migliore questo, quello del passato, non lo so. Però quando sento parlare di spettacolo, quando vedi 20 giocatori in 50 metri, spettacolo ce n'è poco. Stefano Santini è l'allenatore di questo triplete del Viareggio Beach Soccer, che è tra i premiati giustamente di questa edizione viareggina. Cosa si prova a essere premiati nella propria città? Mi pare che sia già questo un punto molto importante, no Stefano? Ma sì, sicuramente dopo la vittoria avere anche il riconoscimento di un premio così importante è qualcosa che ci rende felici. Abbiamo anche fatto la conferenza stampa questo giovedì, insomma è stato riconoscimento da parte chi comunque sia, ha voluto sottolineare che seppur essendo uno sport minore il nostro, ci abbiamo un seguito di non solo di tifosi ma anche di persone che guardano a quello che realmente abbiamo fatto e lo hanno dimostrato premiandoci e dandoci questo riconoscimento che finalmente è arrivato anche nella nostra città dopo quello che abbiamo vinto in giro per l'Europa e per l'Italia. Avere riconoscimento della città è sicuramente importante e questo è un premio che è diventato, insomma, lo vedete tutti, sotto l'occhio di tutti, di un'importanza veramente da sottolineare. Michele Gimignani, il nostro medico sportivo alla grande, è sempre presente a questo premio che dura, meno male che dura nella nostra città. Ah, è una cosa molto importante, è una delle poche cose di prestigio che rimane a Viareggio, ci teniamo a farla continuare cercando sempre di portare degli atleti di valore, perché questo dà lustro anche alla nostra città. Siamo contenti perché anche quest'anno, con l'aiuto e la collaborazione di tutti, siamo riusciti a coinvolgere tanti sportivi di alto livello e questa è una cosa molto importante. Con tante cose che si perdono al Viareggio, dico meno male che questo ce la facciamo tra tutti a tenerlo ben ancorato. Sì, infatti siamo contenti anche per quello, ci dispiace ovviamente di non poter utilizzare il principino che ci permetteva soprattutto un contatto con la città e con tutti i concittadini, però speriamo in futuro di poter fare una modalità del premio che possa coinvolgere di nuovo tutta la città. Ennio Buonomo, il premio intitolato a Papà Aldo, che io ho conosciuto, grande arbitro di calcio, è un altro dei punti importanti di questo premio sport. E sta diventando una tradizione importante. Poi abbiamo la fortuna di avere nei nostri collaboratori Pierluigi Collina, che ci permette di premiare i migliori arbitri italiani. Anche quest'anno penso di avere l'eccellenza, dopo che siamo riusciti a premiare Rizzoli, Banti, Tagliavento, Rocchi, e mi manca uno, Ermidio, il primo che abbiamo premiato, i migliori arbitri italiani vengono a Viareggio volentieri. Un'attenzione particolare anche per il mondo degli arbitri, tante volte bistrattato, ma senza di loro le partite non si giocano, è bene che tutti lo sappiano. E penso che se lo devono ricordare molti, noi lo sappiamo perché papà è sempre stato un arbitro, un dirigente dell'AIA qui a Viareggio e ci ha insegnato una cultura che l'arbitro è importante. Cesare Lazzarini, il premio sport viene ospitato anche quest'anno qua nei locali dell'Hotel Principe di Piemonte, una eccellenza dobbiamo dire che per fortuna è rimasta e continua a rimanere nella nostra città visto che tutto va via. Certo, questo ci fa grande piacere, grande onore ospitarlo per l'ennesima volta e credo che un premio come questo abbia bisogno anche di un contorno all'altezza della situazione. E qua ci siamo. Bene, ok. Paolo Lorenzi, intanto con il Tennis Club Italia siete in semifinale, questo è già un bel risultato. Sì, è un ottimo risultato, ieri serviva di vincere e insomma io sono felice di aver giocato la mia prima partita, di aver vinto e soprattutto di aver dato una mano alla squadra. E qua gli organizzatori del premio sport si sono ricordati di lei proprio, diciamo, nella giornata giusta, tutto sommato.
Sì, no, mi fa davvero molto piacere che mi abbiano chiamato, perché insomma è un premio piuttosto importante. E sono felice perché mi sono avvicinato ora a Forte dei Marmi, perché andrò a ritirare questo premio, quindi davvero son sorprese e emozioni nuove. Ora, che aspettative avete? Chiaramente l'appetito viene mangiando, già Forte dei Marmi hanno vinto altri scudetti, quindi vogliamo pronunciare questa parola? L'obiettivo è quello di vincere tutte le partite che andremo a giocare. È normale, non è facile, perché ora dal 27 inizieremo a giocare con squadre piuttosto dure. Le altre tre che saranno in semifinale sono belle attrezzate, però insomma la squadra in cui mi ritrovo ha vinto l'anno scorso lo scudetto, è fortissima, io mi sono aggiunto e spero di dare una mano. L'attenzione per il mondo paralimpico quest'anno è stata tanta, visto che il premio più prestigioso è stato assegnato al presidente Luca Pancalli. Presente nei saloni del Principe di Piemonte, l'atleta Giulia Ghiretti. Io credo che tu ti meriti questa rosa come minimo, a parte l'invito poi per venire sul carro con me, questa rosa è per te. Ti ho scritto un bigliettino, te lo leggo io, che ho scritto come dottori a volte non si legge. Per Giulia, meravigliosa donna coraggiosa, stupenda nuotatrice. Enrico, tieni, questo è il tuo. Però voglio un bacio, anche se il tuo dame è lì. Va bene? Grazie mille. Lui è il re Carnevale, sai Giulia, a Carnevale, quindi sei stata premiata dal re. Me l'ha detto, ho avuto l'invito sul carro e andiamo. Che emozione ricevere questo premio qua stasera? È bellissima l'emozione, ringrazio tutti, è veramente grandissimo. Grazie, complimenti. Premi assegnati anche alla giornalista di Sky, Anna Billò, soddisfatta di tornare a Viareggio dopo 10 anni. Anna Billò, anche te arrivi a Viareggio come Alessandro Bonanno, che ormai lui è di casa. Che sensazione stai provando prima di ricevere materialmente questo premio? Ma intanto sono felicissima, perché il mare è un elemento che sposta di tanto la qualità della vita. Devo dire di essere arrivata qui in una giornata meravigliosa, e il calore delle persone, l'organizzazione perfetta mi hanno fatto sentire l'affetto e a casa, in famiglia. Quindi perfettamente a mio agio, che per me non è proprio così la normalità, essendo una timida di natura. Però insomma fa sempre piacere chi fa anche questa professione, che ci sia gente che segue con attenzione ciò che uno fa. Sì, sì. Fa piacere insomma ricevere un premio per la professione, ma anche per la passione che rappresenta per me, è bellissimo. E poi Viareggio lo collegavo a due momenti diversi. Sono venuta forse 10 anni fa, non ricordo esattamente la data, a fare un'intervista a Maradona allo stadio dei Pini. E mi ricordo proprio la tensione, perché comunque giocavano a Pisa, mi ricordo anch'io. Insomma, incontrare Maradona, e quindi mi ricordo l'ansia, ecco, univo Viareggio all'ansia. Invece poi sono venuta a fare un'intervista a Lippi dopo la vittoria del mondiale, quindi invece un bel momento, energia, il mare, una giornata meravigliosa, poi l'avevamo fatto in spiaggia, e quindi adesso c'è il 2 senza il 3, dicono il 3 è il numero perfetto, direi che abbiamo raggiunto la perfezione. Qua a Viareggio sta vedendo diverse cose importanti, questo è uno di quelli, il premio. Esattamente, e per una volta anche piacevoli. Questa è veramente una degli orgogli e delle eccellenze di Viareggio, un premio arrivato alla 32esima edizione, prestigioso, perché l'albo d'oro dei premiati degli anni passati e quelli di quest'anno stanno a testimoniare che quando Viareggio vuole le cose le fa per bene. Veramente un ringraziamento a tutti gli organizzatori e a tutti i premiati, complimenti a tutti i premiati, tra cui uno lo devo citare, la nostra squadra del beach soccer, che è un altro delle eccellenze e degli orgogli viareggini, a cui auguriamo veramente ogni tipo di bene e di fortuna. Enrico Petri è uno sportivo ma un appassionato di Viareggio, e questo è un premio importante della nostra città. Certo, io quando me l'hanno data a me mi pare 10 anni fa, una decina d'anni fa neanche a me. Questo è un premio importantissimo, prima di tutto perché è organizzato bene, è fatto bene, e poi perché premia le persone giuste, soprattutto ora, visto i Paralimpici e tutto. No, questo è un premio che deve continuare a esserci, a esistere. Con tante cose, tante altre cose che non ci sono più, purtroppo, e lo sai. Enrico Salvadori, il premio sport riesce sempre a portare nella nostra città nomi importanti. Ma in una città che perde tante cose e tante cose belle, ci sono delle certezze che rimangono, meno male che rimangono, il premio Viareggio Sport è una di queste,
ed è bello perché è una serata di classe, però al tempo stesso informale, dove c'è lo sport al centro dell'attenzione, ma ci sono anche personaggi che, e lo vedremo anche stasera, hanno da dire qualche cosa e sono di spessore al di là dei loro risultati sportivi. E questo mi sembra una cosa importante, perché si premiano chi vince, ma anche chi si comporta, chi ha un comportamento, chi ha un atteggiamento nell'attività sportiva che va segnalato, e noi siamo qui a riportarlo ben volentieri come stampa e come categoria dell'informazione. Tra le persone importanti che sono presenti al premio anche il prefetto Giovanna Cagliostro, e noi ringraziamo ovviamente della sua presenza. Un premio è un'eccellenza per la nostra città, ecco, la sua impressione vista da fuori. Beh, guardi, in questo momento storico che sta vivendo Viareggio, credo che questo premio abbia un valore aggiunto quest'anno. Quindi, a parte, ecco, l'affluenza della gente che c'è, ma ha un significato particolare. E poi perché io dedicherei sempre questi premi ai giovani per avvicinarli allo sport. Quindi, ecco, per Viareggio è una serata particolare, e in bocca al lupo anche per le altre belle serate a partire dal Carnevale che questa città merita.